che inevitabilmente implica... Parlare di flussi migratori significa svincolarsi dal mero approccio legislativo ed assumere un più opportuno approccio moderno che tenga conto del profilo multidimensionale del fenomeno immigrazione e che comporti un'assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti. E proprio partendo da questa prospettiva, ieri a Favara la locale Associazione Professionale Cattolica di Docenti, Dirigenti e Formatori ha organizzato un convegno sul tema diritti umani e mercato del lavoro, flussi migratori, alla luce del Trattato di Lisbona. Docenti, esperti e politici hanno così analizzato il nuovo quadro giuridico e gli strumenti necessari per affrontare le sfide future in materia di diritti umani, mercato del lavoro e flussi migratori, alla presenza di studenti e dirigenti scolastici degli istituti superiori di Favara. Questa tematica è molto importante e soprattutto interessa la nostra terra, l'immigrazione. Mi pare che attraverso i relatori speriamo di dare un taglio, una qualche svolta positiva, perché abbiamo coinvolto i ragazzi delle tutte le scuole di Favara. E proprio gli scontri e le rivolte che stanno interessando in questo periodo i paesi rivieraschi come Tunisia, Algeria ed Egitto preoccupano l'Unione Europea in vista di una possibile nuova ondata di flussi migratori che vanno affrontati così nel migliore dei modi, come ha spiegato l'europarlamentare agrigentino Salvatore Iacolino. Per questo bisogna agire coniugando le esigenze di accoglienza e di integrazione di lavoratori provenienti da paesi terzi, quelli africani ma anche quelli asiatici, coniugandoli questi diritti con un mercato del lavoro che ha bisogno di alcune posizioni funzionali piuttosto che altre. In Europa ci si sta occupando proprio di questo, io sono titolare di un dossier che ha come obiettivo quello di portare in Europa soprattutto lavoratori qualificati in quelle realtà nelle quali è avvertita l'esigenza, fermo restando che vi è una preferenza comunitaria, nel senso che il cittadino comunitario, cioè di uno Stato membro che fa parte dell'Unione Europea, ha un diritto, se vogliamo, ancora più forte nei confronti degli altri lavoratori. Contemperare queste due esigenze, pertanto, è la nuova frontiera del diritto europeo. Se voi credete in quella cosa o se voi non ci credete.